Bentrovati dall'Ippodromo del Mediterraneo, nuovo convegno di galoppo, 6 corse in programma, 2 condizionate divise per età a catalizzare l'attenzione, la prima proprio d'apertura, il premio Meazza, 3 anni ed oltre il confronto sui 1100 metri della pista piccola. Partiti. Dall'esterno è proprio Dutch Breeze il favorito che guadagna subito la leadership in seconda posizione. Gran Oasis, poi a seguire Comet Grey per linee esterne Art of a Dream, 3-2, Easy Lacotte. Cavalli che affronterò la piegata con Dutch Breeze in vantaggio, in seconda posizione Gran Oasis, terzo Art of a Dream, quarto Comet Grey, a seguire Easy Lacotte. Si va a completare la piegata di pista piccola, si entra in dirittura di arrivo con Dutch Breeze in corda, il leggero vantaggio nei confronti di Gran Oasis, quindi per linee esterne prova ad avanzare Art of a Dream, quindi Comet Grey, siamo ai 200 metri finali con Dutch Breeze che prova a svincolarsi dal resto degli avversari, Dutch Breeze in piena spinta, Dutch Breeze a 5 di margine nei confronti di Comet Grey, Dutch Breeze non si batte, Dutch Breeze vince su Comet Grey, poi al terzo posto Gran Oasis, e quindi assegno il favorito Dutch Breeze, numero 3 dello schieramento, accelera a metà della retta d'arrivo e si svincola il resto della compagnia. Dutch Breeze per i colori di Giusy Guida, il training di Sebastiano Carnavò, in sella Giuseppe Cannarella, 1,37 la quota al totalizzatore nazionale, al secondo posto poi finisce Comet Grey, numero 2, terza è la numero 4, Gran Oasis. Attendiamo quindi il verdetto ufficiale, linea alla regia. Una qualità indiscutibile, una condizione bellissima, diventa imprendibile, Dutch Breeze. Questo sì, perché le caratteristiche sue comunque non sottovalutando gli avversari sono pure di ottimo livello, però lui dimostra qualcosina in più. Oggi era più bello, l'altra volta il cavallo rientrava dopo 3 mesi, però il parziale comunque l'ha messa sui tempi e addirittura è stato veramente da solo, strepitoso direi. Complimenti. Grazie. Proseguiamo con il premio olimpico, un handicap discendente che impegnerà i 3 anni ed oltre sulla distanza dei 1500 metri della pista piccola. Sono pronto quindi Sabina, prendo la linea della postazione cronache, sono partiti i protagonisti della seconda di Siracusa, in vantaggio si porta Zenas nei confronti di De Noble e Martin Blonde. Poi a seguire Camden Zack che ora risale in terza posizione, quindi Fizzy Special e Lovely Heart. Cavalli che completano i primi 200 metri di gara, non cambiano le posizioni con Zenas sempre a impostare l'andatura in avanti nei confronti di De Noble, terzo quindi è Camden Zack, al suo esterno con la casacca verde Lovely Heart, quinto è Fizzy Special, scivola in coda al gruppetto ma a contatto Martin Blonde. Si va ad affrontare la piegata di pista piccola, Zenas rimane sempre con incollatura di vantaggio nei confronti di De Noble che avanza al suo interno a ridosso dei primi due Camden Zack, quindi Fizzy Special, Lovely Heart e Martin Blonde. Si completa la piegata, cavalli che fanno ingresso in dirittura di arrivo con Zenas in leggero vantaggio nei confronti di De Noble, quindi Camden Zack per linee esterne Martin Blonde. Quindi ancora Fizzy Special, siamo ai 250 finali con De Noble attaccato da Zenas, al largo avanza con decisione anche Martin Blonde, Martin Blonde passa in vantaggio, quindi Zenas che prova a ritornare, Martin Blonde nel finale, Martin Blonde su Zenas, poi De Noble, Camden Zack. E quindi vince Martin Blonde, Antonio Cannella, 3,16 la quota per la portacolori del signor Paolo Germano, il treno del signor Sebastiano Fontana, in sella Antonio Cannella, 3,13 la quota di Martin Blonde che completa il sorpasso negli ultimi 150 metri. Al secondo posto finisce il top weight Zenas, poi De Noble e Camden Zack in linea per il terzo posto, De Noble all'interno, Camden Zack. Con l'allenatore Sebastiano Fontana per appurare insomma che ancora una volta Martin Blonde sta vivendo un momento davvero brillante.
Sì, la cavalla, come già dicevamo, che abbiamo visto prima, vedevamo una bella forma. La cavalla sta correndo molto bene, il terreno era un po' sofficino, i chili erano belli, il secondo è il cavallo caricato al chili e quindi è andata bene. Non è partente Rizzo, nel premio San Paolo, terza del pomeriggio, handicap discendente sul miglio della pista grande, al confronto cavalli di 2 anni. Partiti. Parte in ritardo El Canario, assume l'iniziativa Maddamento nei confronti di Martin Rouge, Missy Hillary, poi White Tiled. A seguire Big Hearse del Canario, che ora si ricongiunge al gruppo. Cavalli dopo i primi 200 metri con Maddamento in vantaggio nei confronti di Martin Rouge, quindi Miss Hillary a contatto White Tiled, poi Big Hearse con i fianchi e il Canario. Cavalli che vanno ad affrontare ora la piegata di fondo con Maddamento sempre in vantaggio nei confronti di Martin Rouge, ora White Tiled risale al suo esterno, quindi Miss Hillary, quindi Big Hearse e del Canario. Si va a completare la piegata di fondo con El Canario che tende a scartare, in vantaggio si mantiene sempre Maddamento, al suo esterno White Tiled, poi a seguire Martin Rouge, quindi Big Hearse e Miss Hillary. Cavalli ai 350 metri finali con Maddamento che prova a respingere l'attacco di White Tiled, dall'esterno avanza anche Big Hearse, Maddamento, Big Hearse, poi White Tiled e Martin Rouge. Siamo ai 100 metri finali con Maddamento in vantaggio, Maddamento respinge l'affondo di Big Hearse, Maddamento vince su Big Hearse, poi White Tiled, a seguire Martin Rouge. Vince quindi Maddamento, numero uno dello schieramento, nei confronti di Big Hearse e White Tiled. Vince quindi Maddamento, per i colori del signor Gioacchino Lopipolo, training di Erasmo Lopipolo, in sella Salvo Basile, 3,21 la quota. Quindi vince Maddamento numero uno, secondo numero due Big Hearse, terzo il numero 5 White Tiled. Bene, benissimo Maddamento, 61 kg e mezzo non risultano un problema per un soggetto che sta correndo bene. Sì, la cavalla sta andando molto bene, tranne l'ultima che forse era un filino corto, ora torna in una stanza più congeniale e dimostra la qualità. Siamo giunti all'altra condizionata, quella che però chiama al confronto i cavalli di 3 anni, il miglio della pista grande, da affrontare nel premio Favorita. Quarta del pomeriggio. Partiti. Master Cup prova ad assumere l'iniziativa al suo interno Talento Live, quindi pure fa anche Lubiondo, quindi due scuderie, Two Besley e Geraldine, ancora Blue Amoa, poi Little But Good con all'interno Mr. Anthony. Cavalli dopo i primi 250 metri di gara con Master Cup in avanti a scandire il ritmo nei confronti di Time to Live, poi per linee esterne Two Besley, quindi in quarta posizione pure Funk, in quinta è Little But Good, a seguire Geraldine, poi Mr. Anthony, Lubiondo e Blue Amoa. Cavalli che vanno a completare la curva di fondo con in vantaggio Master Cup, quando si entra in addirittura di arrivo, in seconda posizione si mantiene Two Besley, poi Little But Good e pure Funk, a largo dello schieramento prova ad avanzare anche Mr. Anthony con i sci e Blue Amoa. Siamo ai 350 finali, si accelera con Master Cup attaccato all'esterno da Two Besley lungo la corda Geraldine, poi pure Funk a centropista con all'esterno Mr. Anthony. Cavalli ai 200 finali con a centropista Mr. Anthony, quindi Master Cup lungo la corda, si mantiene ancora Geraldine, Mr. Anthony, Geraldine, Master Cup, a fin di palo, Master Cup, quindi a seguire Mr. Anthony e Geraldine.
Andiamo a rivedere le battute finali. Master Cup e Geraldine lottano fin sul traguardo, al largo finisce bene anche Mister Anthony, lotta serratissima tra Mister Anthony, Master Cup e Geraldine, quindi Mister Anthony, Master Cup, Geraldine. I tre finiscono in linea sul traguardo, al largo Mister Anthony. I tre anni ed oltre adesso al confronto sui 1200 metri della pista sabbia, si cambia tracciato nel premio Curi, una reclamare quinta del pomeriggio. Sono partiti i protagonisti della quinta prova con Guinness Wheel, il favorito che subito tende ad assumere l'iniziativa nei confronti di St. George Cross, quindi disegno criminoso, poi Excel Pride, poi a seguire Challenge Accepted, quindi Take Nap e disegno criminoso. Si va ad affrontare la piegata con St. George Cross che ora assume l'iniziativa nei confronti di Malta Man e Guinness Wheel, quarta è Challenge Accepted, poi in quinta posizione Take Nap, a seguire Excel Pride e disegno criminoso. Si entra in retta di arrivo con St. George Cross in vantaggio al suo interno Malta Man, al largo Guinness Wheel il favorito. Cavalli ai 200 metri finali con St. George Cross che deve subire l'attacco esterno di Guinness Wheel, poi ancora per linea interna Malta Man, quindi Take Nap, St. George Cross sfugge a Guinness Wheel, St. George Cross centra il successo su Guinness Wheel, Malta Man e Take Nap. Vince quindi St. George Cross, interessantissima la quota, 8.13. St. George Cross riesce a prevalere nei confronti del favorito Guinness Wheel, che probabilmente mantiene la miglior piazza. Andiamo a rivedere le battute finali con St. George Cross per la scuderia prima, il training del signor Campisi, in serva Tony Fusco, 8.13 la quota, riescono a vincere poi Guinness Wheel, sì, appunto Guinness Wheel finisce al posto d'onore, quindi Malta Man e Take Nap, ma attendiamo ovviamente il verdetto ufficiale. Complimenti a Tony Fusco, una grande St. George Cross batte il favoritissimo Guinness Wheel, e anche bene. È stato preparato benissimo il cavallo, non mi sarei mai aspettato prima della corsa di battere il favorito, come dicevi tu, però si è presentato molto bene, infatti 100 metri prima della curva sono andato al comando perché il cavallo andava benissimo. Beh, complimenti anche a te allora. Grazie. Ci avviamo alla chiusura con il premio Rechi, un handicap discendente riservato a cavalli di 3 anni ed oltre. Il confronto avverrà sui 1900 metri della pista sabbia. Sono in partenza. Partiti. Primi metri con Duke of Rumba, Misfer, Papavere e Papere a lottare per il comando. Ora è Papavere e Papere che di fronte alle tribune tende ad assumere l'iniziativa, operazione riuscita quando ora si va ad affrontare la prima piegata, quindi Papavere e Papere in vantaggio nei confronti di Misfer, Duke of Rumba, poi Crazy Knight, Logic King, poi a seguire Bell Ringing e Jack Will Go a circa 4-5 lunghezze. Si va ad affrontare in tale ordine la retta opposta con in vantaggio Papavere e Papere nei confronti di Misfer del top 8, in terza posizione Duke of Rumba, poi in quarta Crazy Knight con all'interno Logi King, quindi Bell Ringing e Jack Will Go. Cavalli sul finire della retta opposta con Papavere e Papere sempre a leggero vantaggio nei confronti di Misfer. Quindi a seguire Duke of Rumba ancora in quarta posizione, Crazy Knight per linee esterne, dietro questi il favorito Logic King, quindi Bell Ringing e Jack Will Go. Si affronta la piegata finale con in corda ora Misfer,
al suo esterno si propone Duke of Rumba in calo Papavere e Papere, quindi per linea esterna avanza anche Crazy Knight, si entra in addirittura di arrivo con Duke of Rumba che passa in vantaggio, quindi Crazy Knight, Misfer, ancora Papavere e Papere, Logi King, siamo ai 200 metri conclusivi con Duke of Rumba in vantaggio, quindi al largo ci prova Crazy Knight, prova a ritornare anche Papavere e Papere, poi Jack Will Go, Duke of Rumba in vantaggio, Duke of Rumba in pieno allungo, Duke of Rumba viene a vincere nei confronti di Papavere e Papere, poi a seguire Jack Will Go, Duke of Rumba. Duke of Rumba si toglie la qualifica di Maiden con in sella Salvo Basile, un momento magico della sua carriera. Duke of Rumba e Salvo Basile vengono a risolvere questo handicap sui 1900 metri, corre sotto i primi Duke of Rumba e poi cambia azione a metà della retta d'arrivo riuscendo a vincere questa prova sui 1900 metri, vince quindi Duke of Rumba, poi al secondo posto Papavere e Papere numero 2, terzo è Jack Will Go numero 4 dello schieramento, poi Logi King e via via gli altri. Successo quindi per numero 8 dello schieramento, 4 e 16 la quota. Sì, sono molto contento, finalmente abbiamo lavorato questa qualifica di Maiden che era una pesantissima. Finalmente è arrivata questa bellissima vittoria. Complimenti. Grazie. E quindi siamo a chiusura all'Ippodromo del Mediterraneo di un convegno che ha puntato gli occhi su due condizionate. Ad apertura il favorito Dutch Breeze non si batte e si svincola, accelera in retta d'arrivo e si svincola dal grigio Comet Grey, un match già visto e riannunciato. E poi invece Mr. Entomy, un arrivo bellissimo, regala l'altra condizionata, il premio favorita che era riservato ai cavalli di 3 anni, con Mr. Anthony che al quale viene assegnato il successo dopo una fotografia strettissima al posto d'onore Master Cup, quindi Geraldine al terzo posto. E con questo è tutto, l'appuntamento con il galoppo al Mediterraneo rimandato a sabato prossimo. Arrivederci.